avete visto dove ci sono i progetti di raccolta, avete visto che sono in Africa, lontano, in Asia, lontano, nell'Africa un pochino più vicina. Alessandro, vuoi raccontarci qualcosa magari dei nuovi progetti che abbiamo fatto? Ciao a tutti, buongiorno, grazie di essere qui oggi. Allora, io sono Alessandro e purtroppo per voi sono un ingegnere e inizierò a parlare subito di numeri. 700.000 sono i bambini e le bambine che da quando la nostra organizzazione è stata fondata quasi 30 anni fa sono stati aiutati con i nostri progetti. 2,5 milioni i pasti che abbiamo garantito gratuitamente nelle mense che organizziamo all'interno delle scuole dove lavoriamo. 500 le aule che abbiamo ricostruito, 190 le scuole che abbiamo creato. Il lavoro che abbiamo svolto da quando siamo nati è un lavoro importante ma silenzioso. Nepal, Cambogia, Zambia sono paesi che difficilmente entrano nelle cronache quotidiane, di cui difficilmente si sente parlare. E fino a pochi anni fa il nostro lavoro si è concentrato principalmente lì. Recentemente invece le tematiche del nostro lavoro sono quelle di cui si sente parlare tutti i giorni: i terremoti, i rifugiati, i richiedenti asilo. E i contesti dove lavoriamo sono contesti di cui i giornali sempre più parlano. La Libia, per esempio. Da pochi mesi abbiamo iniziato a lavorare in questo paese che è balcanizzato, distrutto da una guerra civile che è durata troppo tempo. Abbiamo vinto un progetto che inizierà proprio questa settimana nel sud dell'isola, al confine del sud del paese, nel sud-ovest, al confine con l'Algeria. Un progetto che ha l'obiettivo di ricostruire 4 ospedali che sono stati distrutti, di formare molti medici, di distribuire medicine, per cercare di riportare le minime condizioni perché le persone possano avere assistenza sanitaria nei momenti di difficoltà. La Libia era un paese che fino a poco tempo fa aveva indicatori sanitari, educativi, paragonabili a quelli dell'Italia. Negli ultimi mesi invece questi indicatori sono precipitati come conseguenza della guerra, e l'obiettivo di un'organizzazione come la nostra è quella di portare aiuto anche in questi contesti. Sono pochissime le organizzazioni che oggi operano in Libia, le italiane sono solo 7, noi siamo una di queste. La settimana scorsa siamo stati invitati dal Ministero degli Esteri a Roma e ci è stato chiesto se siamo disponibili a collaborare a un progetto molto difficile. Avrete sentito parlare dei centri di detenzione, dove gli immigrati, le persone che cercano di venire a cercare fortuna nel nostro paese, sono imprigionati. E le ONG sono state chiamate, non tutte, perché non tutte riescono a operare in questi contesti. Come dicevo, noi siamo una di queste. E da quel momento abbiamo iniziato a lavorare per cercare di capire quali sono le realtà dei centri di detenzione, dove sono, da chi sono gestiti, quante persone ci sono, quali sono le condizioni in cui queste persone vivono. E molto probabilmente questo progetto partirà, un progetto che ha l'obiettivo di cercare di alleviare le condizioni di sofferenza, di fornire assistenza sanitaria, assistenza psicologica, con la prospettiva che questi centri vengano chiusi, vengano tolti dalle mani di chi li sta gestendo oggi e vengano assegnati alle Nazioni Unite, trasformandoli in dei centri dove queste persone possano ricevere sollievo, possano ricevere un aiuto e, nel caso in cui vi sono le condizioni, possano anche ottenere il permesso per venire nel nostro paese. E nel caso in cui invece queste condizioni non ci siano, possano essere riaccompagnati nel loro paese di origine, ma in una situazione controllata, tutelata, non nelle situazioni di cui recentemente tutti abbiamo purtroppo sentito parlare. Ma il nostro lavoro non si sta più concentrando solo all'estero. Come diceva Giorgio prima, è la ragione per cui siamo qua oggi, abbiamo iniziato a lavorare anche in Italia. Era l'estate dell'anno scorso, del 2016. Io ero in vacanza in Germania, Giorgio era in vacanza, i nostri uffici erano chiusi, era il 24 agosto. Appena c'è stato il terremoto ci siamo sentiti. Pochi anni prima era successo un evento analogo in Nepal e anche in quell'occasione eravamo intervenuti. Ci siamo detti, non possiamo, dopo tanti anni in cui abbiamo realizzato progetti per aiutare i bambini in giro per il mondo, non fare qualcosa anche per i bambini in Italia. L'impulso sarebbe stato quello di precipitarsi, come tante organizzazioni fanno, sul territorio, far vedere la fotografia con le macerie alle spalle, far vedere che noi eravamo presenti. Noi ci siamo mossi in un modo diverso. Abbiamo parlato con la Protezione Civile,
Abbiamo chiesto a loro quale poteva essere un contesto in cui il nostro aiuto avrebbe potuto effettivamente essere ricevuto e utile, e abbiamo individuato il comune di Acquasanta Terme. Abbiamo chiamato il municipio, ci ha risposto al telefono il sindaco, ci siamo presentati. Lui ha capito quello che avremmo potuto fare per loro, ma ha detto: per favore, in questo momento non venite. Era il momento in cui lo Stato doveva intervenire, la protezione civile doveva fare il suo lavoro. La raccolta fondi avrebbe funzionato benissimo se noi fossimo andati, avessimo fatto delle fotografie, avessimo fatto un appello. Avete visto tutti gli SMS solidari, il secolo XIX ha fatto un'iniziativa anche qui su Genova. Sono state davvero tante le iniziative che hanno raccolto milioni e milioni di euro. Noi ci siamo mossi in una maniera diversa, siamo intervenuti in un secondo momento, siamo andati ad Acquasanta Terme, abbiamo incontrato il sindaco, gli assessori, ci siamo seduti e insieme a loro abbiamo cercato di capire che cosa si poteva fare. Noi siamo piccoli, non avevamo certo la possibilità di fare interventi da milioni di euro, ma abbiamo individuato qualcosa di importante, che era poi in totale sintonia con quello che noi facciamo nel resto dei paesi dove interveniamo, e cioè la scuola. La scuola, nell'idea degli amministratori, che devo dire sono degli amministratori molto molto in gamba, la scuola poteva diventare il collante per far sì che questo territorio non venisse abbandonato. Se le famiglie potevano contare su una scuola funzionante, probabilmente avrebbero cercato di restare lì e non di andare negli alberghi sulla costa portando i bambini in un contesto completamente nuovo con tutte le difficoltà che questo comporta, soprattutto quando si è già traumatizzati da un evento come quello che prima abbiamo sentito raccontare. E così abbiamo individuato la mensa scolastica. Noi non avevamo i fondi per fare questo tipo di progetto, però eravamo sicuri che con l'aiuto di tanti amici che ci hanno aiutato negli anni avremmo potuto fare qualcosa. E così è stato, perché in questo anno abbiamo raccolto 120.000 euro, la mensa scolastica per un anno costava circa 60.000 euro, e quindi i 135 bambini di Acquasanta hanno potuto consumare oltre 13.000 pasti nel corso di quest'anno senza che questo rappresentasse un onere per le famiglie. Abbiamo potuto anche garantire il sostegno per il secondo anno scolastico consecutivo, quindi anche il prossimo sarà, sebbene ancora un po' di risorse ci manchino, un anno in cui potremo dare questo servizio. E poi, recandoci così spesso sul territorio, parlando con le persone, ci siamo resi conto che, passata la primissima emergenza, c'era qualcos'altro da fare, perché il territorio era ancora in ginocchio. Un giorno, andando con il navigatore, partendo da Genova, pensavamo di passare da Norcia e dall'altopiano di Castelluccio per poi scendere ad Acquasanta. Era giugno di quest'anno, invece la strada era ancora chiusa. E quando siamo arrivati, anche se Google Maps ci diceva in 20 minuti potete essere lì, ci abbiamo messo altre 3 ore e mezza, perché abbiamo dovuto girare tutto intorno alla montagna. I piccoli produttori di Acquasanta, che è un paese che conta poco più di 1.000-1.500 abitanti residenti, è un territorio dove ci sono oltre 100 partite IVA di piccoli imprenditori agricoli che realizzano delle attività nel settore agroalimentare, dalla produzione delle farine di castagne alle olive all'acqua santana, che sono un po' diverse rispetto alle olive all'ascolana. E sedendoci abbiamo capito, parlando con loro, che c'era bisogno di dare una spinta alla piccola imprenditoria locale, e così abbiamo pensato di realizzare un bando per finanziare piccoli progetti del valore massimo di 5.000 euro. E abbiamo insieme al comune definito i criteri e abbiamo ricevuto proposte per un valore quasi doppio rispetto a quello che noi pensavamo di stanziare. Noi pensavamo di stanziare circa 50.000 euro, le richieste che sono arrivate toccano quasi 100.000. Abbiamo fatto una graduatoria e abbiamo pensato di poterci impegnare intanto per iniziare a finanziarne alcuni, e questo evento ha l'obiettivo di aiutarci a raccogliere le risorse necessarie per rendere possibile anche questo secondo tipo di obiettivo, che è un obiettivo che non riguarda direttamente i bambini in questo caso, ma indirettamente sì, perché ovviamente se le proprie famiglie avranno la possibilità di migliorare le proprie attività commerciali, diciamo, o produttive, il bambino ne beneficerà indirettamente. La produzione di olive all'acqua santana, la produzione di un nuovo tipo di salame, la realizzazione di un sito di e-commerce per commercializzare le eccellenze agroalimentari del territorio. Sono piccoli esempi che rappresentano i progetti che cercheremo di finanziare. Speriamo
di riuscirci velocemente, ma fino ad ora tutto quello che abbiamo cercato di fare in questo ambito ha avuto davvero una risposta e un appoggio importantissimo da parte degli amici a cui abbiamo chiesto aiuto. Io ho finito. Volevo dire un'ultima cosa. È da più di 15 anni che mi sono occupato di gestire questo tipo di progetti in diverse zone del mondo, dal Chad, il Camerun, il Nepal, la Cambogia. Ho girato tantissimi paesi del Sud America, però raramente mi sono emozionato come quando mi sono recato ad Acqua Santa Terme e ho visto quanto il piccolo aiuto dei 5 euro al giorno per sostenere il pasto della mensa scolastica era importante per le famiglie. E abbiamo incontrato delle persone semplici e meravigliose e abbiamo pensato, visto che oggi non hanno potuto essere qui, di raccogliere alcune loro testimonianze in un piccolo video che adesso vi facciamo vedere. Grazie. Abbiamo iniziato sotto le tende, però ringraziamo le tende perché ci hanno accolto e sono state quelle che hanno dato inizio, no, al nostro risveglio, quindi alla nostra speranza. Poi i bambini l'hanno vissuta anche un po' giocando, diciamo che per loro le tende è stata quasi la novità, si guardavano intorno e qualche scossa di terremoto che abbiamo sentito mi dicevano: maestra, abbiamo paura del terremoto. Dico: non vi preoccupate, non succede niente. E se crolla la tenda, beh, vabbè, giochiamo ai fantasmi, non è problema. Buongiorno a tutti, so che oggi siete davvero tanti e vi ringrazio per questo. Innanzitutto vi ringrazio e ringrazio il CODE per essere riuscito attraverso di voi a confermare l'impegno per il pagamento della mensa scolastica anche per il prossimo anno. Quindi un grazie da parte nostra, quindi dell'amministrazione comunale, un grazie soprattutto da parte delle famiglie e dei genitori dei bambini che frequentano le nostre scuole. Cioè, mi hanno detto: partiamo immediatamente con la... Ma è impossibile, dico, anche la mensa. Una mensa bellissima, tutto così organizzato, ed è stato veramente il sogno così coronato nel giro di pochi attimi. Poi grazie anche perché oltre a questo impegno al CODE è riuscita a supportarci anche con attività commerciali agricole, con un bando ovviamente stilato insieme al nostro comune di sostegno alle attività della filiera agroalimentare. La nostra attività non ha subito danni strutturali per quanto riguarda i negozi, abbiamo avuto danni nell'azienda agricola, ma cerchiamo di andare avanti appunto cercando di fare cose nuove. Noi abbiamo richiesto l'aiuto per l'acquisto di un macchinario che ci permetterà, nel caso in cui fosse finanziato, di produrre un nuovo salume che vorremmo chiamare Tordino, a richiamare il nostro soprannome di famiglia di zona. Questo bando sta aiutando tanti agricoltori e